Di Pietro. Abbiamo assistito, buonasera, buonasera, abbiamo assistito all'annuncio dei fichi secchi. Voglio dire, i mercati europei, le istituzioni europee, non è che li puoi prendere in giro come sta prendendo in giro gli italiani. L'unica cosa importante che ha detto, ma anche lì in modo monca, è quello dell'anticipo al 2013. Perché dire che in Costituzione bisogna scrivere che è libero tutto ciò che non è vietato, ma perché adesso c'è qualcosa che è libera ed è vietata, anche questo è un fico secco, così come dire che in Costituzione bisogna scrivere un pareggio di bilancio, certo che bisogna farlo, ma intanto nel mentre che tutto l'iter funziona, tutto l'iter di riforma costituzionale sta via, bisogna avviarsi al pareggio di bilancio, dire che si farà, vogliono una delega per intervenire sul mercato di lavoro, senza dire di cosa si tratta, vuol dire semplicemente chiudere gli occhi e lasciar fare a chi finora ha pensato solo ai fatti propri. Io allora ribadisco e rilancio, l'Italia dei Valori ha presentato una contromanovra di quasi 70 miliardi intervenendo nel merito, e allora ben venga che martedì, lunedì siamo presenti in Parlamento, ma non per una conferenza e per un annuncio e per la solita fotografia di famiglia. Si cominci a lavorare su nel merito per portare al 2013 riforme che servono all'eliminazione delle province, eliminazione delle comunità montane, eliminazione delle consulenze, eliminazione degli incarichi, intervento sul sistema pensionistico, intervento su tutti quelli che sono i rilancio, per esempio invece di spendere 15 miliardi per comprare 138 cacciabombardieri non è meglio spendere 15 miliardi per rilanciare le infrastrutture? Ecco, il merito che noi vogliamo sentire è persone che il 15 agosto, all'inizio di agosto, convocano una conferenza stampa per dire che devono modificare la Costituzione, ma senza dire che cosa vogliono fare, perché i mercati domani mattina riaprono le borse e riaprono domani mattina, vuol dire semplicemente, ancora una volta, fare gli annunci dei fichi secchi. Grazie ad Antonio Di Pietro, leader.